Una giornata importante oggi per Piedimonte Matese e per l'intero Alto Casertano. La sede INPS, che era a rischio chiusura, rimarrà saldamente sul territorio a servizio dei tantissimi utenti. La presenza dei vertici regionali dell'importante istituto e dell'assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri ufficializzano la notizia nell'aria da tempo, anche se bisogna ancora attendere qualche giorno per la firma del decreto. Noi, a margine dei lavori, abbiamo sentito chi si è battuto con tenacia per raggiungere questo obiettivo, che per il territorio significa davvero molto. Oggi, più che una visita all'INPS di Piedimonte, potremmo dire che è una giornata storica. Beh, stamattina sicuramente è una giornata importante, una giornata positiva. Abbiamo qui Salvatore Loffreda, quindi responsabile non solo per la Coldiretti, ma anche fa parte del nucleo, no? Per quanto riguarda l'INPS, nonché il direttore regionale dell'INPS, e quindi Pino Greco. Perché? Perché avevamo un serio problema, cioè che potesse andare via, quindi essere trasferita la sede. Perché? Perché non corrispondente quella di Piedimonte, come quella di altri punti, a dei parametri che ultimamente si sono venuti a creare. Abbiamo lavorato in silenzio in queste settimane, in questi mesi, fino a che oggi finalmente possiamo dire che non c'è più pericolo, il pericolo è fugato di questo trasferimento. Questo chiaramente per i lavoratori, ma per tutta la comunità di Piedimonte è quindi una buona giornata, e anche per me, che sono assessore al lavoro, che sinceramente vorrei vedere invece la nostra Piedimonte e tutta la regione rifiorire di sviluppo economico, ma anche di occupazione. C'è possibilità di ulteriori posti di lavoro? Allora, qui ci sono 9 dipendenti, l'istituto, quindi parlo dell'INPS, sicuramente ha varato nei mesi scorsi un importante concorso, e quindi quella segue sicuramente una via privilegiata. Noi abbiamo il piano per il lavoro per quanto riguarda la pubblica amministrazione, io parlo quello che ha voluto fortemente il Presidente De Luca, che sta andando avanti in queste settimane a ritmo frenetico, ci sta lavorando il Formez, e quindi voglio dire, stiamo mettendo in riga quello che è un ricambio generazionale per la pubblica amministrazione, sentito ed avvertito da tutti, anche dai cittadini e dagli operatori economici, che non ne possono più di un'amministrazione che non va in linea con i propri tempi. Allora, la sua venuta qui a Piedimonte stamattina sta a significare anche che la sede INPS di Piedimonte rimarrà ufficialmente qui. Diciamo che per l'ufficialità dobbiamo attendere ancora un po', ma ci sono assolutamente tutte le condizioni affinché ciò avvenga. Noi abbiamo, lo dicevo poc'anzi, sollecitati da una serie di istanze che ci sono pervenute dal territorio attraverso i comitati sia provinciale che regionale dell'INPS, dove è noto sono rappresentate tutte le forze sociali. E ci sono arrivate appunto richieste di tenere in considerazione l'idea di poter mantenere la presenza dell'INPS su questo territorio. Noi abbiamo fatto nostre queste istanze, le abbiamo rafforzate, abbiamo relazionato nei riguardi del centro della direzione generale dell'INPS, dando delle motivazioni che a nostro avviso saranno tenute in debita considerazione e ci consentiranno di continuare ad avere la presenza dell'INPS anche a Piedimonte Matese per tutto il territorio interessato. Ci possiamo aspettare anche sicuramente un organico più consistente? Uno dei parametri che non venivano rispettati fra quelli che l'INPS ha deciso di mettere alla base per questo tipo di valutazione riguarda proprio il numero di dipendenti in forza presso questa struttura, che è al di sotto del minimo consentito, compatibilmente col fatto che, come sapete, il problema della riduzione del personale in forza nel nostro istituto è drammatico. Compatibilmente con questa considerazione, se dovessero arrivare forze nuove, sicuramente fra le tante altre esigenze di cui terremo conto sarà valutata anche l'idea di eventualmente rafforzare questa struttura. Questa sede praticamente svolgerà a 360 gradi quello che sono le sue competenze? Questa sede già svolge praticamente tutte le competenze tipiche di un'agenzia territoriale INPS. La provincia di Caserta da qualche mese beneficia anche di un ulteriore decentramento che interessa solo parzialmente Piedimonte Matese, ma che interessa nel complesso più generale la provincia, dove noi, a seguito di una convenzione sottoscritta
abbastanza recentemente con la Regione Campania sull'accertamento in materia di invalidità civile, abbiamo deciso di raddoppiare la presenza dell'istituto in provincia, nella provincia casertana, facendo questo tipo di accertamenti anche ad Aversa. Quindi abbiamo una doppia realtà, questo ci ha consentito di ottenere risultati eccezionali dal punto di vista della riduzione delle giacenze. Noi avevamo arretrati molto importanti che siamo riusciti addirittura a portare a zero, e abbiamo dei tempi di attesa adesso che sono intorno ai 45 giorni a fronte di oltre 9 mesi, che era il tempo necessario a un soggetto che presentava domande di invalidità civile perché questo si vedesse poi chiamato per essere sottoposto a visita. Quindi ottimi risultati dovuti anche al buono, anzi ottimo rapporto che siamo riusciti a instaurare con la Regione Campania, e andiamo avanti così, penso che otterremo sempre risultati migliori. Anche lo sportello dell'INPS di Piedimonte stava per scomparire, poi cosa è successo? Beh, insomma, abbiamo portato le nostre ragioni, soprattutto per la delocalizzazione e per la difficoltà che l'area dell'Alto Matese per raggiungere Caserta è stato molto di aiuto rispetto a far capire che era importante che questo presidio dello Stato in quest'area sarebbe importante che rimaneva. E così è stato, aspettiamo soltanto la delibera nazionale, ma non ci dovrebbero essere problemi perché il Comitato regionale si è espresso in termini positivi affinché possa rimanere positivamente aperta questa agenzia. Quindi possiamo dire che da stamattina che è ufficiale? Sì, beh, io credo che dopo aver ascoltato anche il direttore e il presidente regionale dell'INPS possiamo stare molto tranquilli. Dobbiamo sempre vigilare e ci auguriamo che possiamo anche aumentare quelle che sono le risorse come numero di personale, dove l'agenzia di Piedimonte diventa ancora più importante, visto che già lo è. Stamattina anche la sua venuta significa qualcosa di importante? Sì. Noi abbiamo lavorato molto in sinergia con la direzione regionale affinché la sede di Piedimonte restasse sul territorio e quindi desse e continuasse a dare un servizio importante ai cittadini non solo di Piedimonte ma di tutta la zona del Matese. Io credo che come abbiamo fatto per altri territori si dovrà cominciare a parlare anche della possibilità di nuove visite sul territorio, perché anche per le persone, specialmente gli invalidi, hanno necessità di non spostarsi sul territorio e andare a Caserta. L'abbiamo fatto in altre zone disagiate del Salernitano e sarà un mio impegno, e credo insieme alla direzione, far sì che questo avvenga anche per la zona di Piedimonte. È naturale che se ci saranno queste cose la stessa sede dovrà essere implementata con un numero superiore di lavoratori, e speriamo che nel prossimo futuro di migliorare quelle che sono le prestazioni che oggi l'INPS dà al territorio del Matese. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.